www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Siamo nel lembo di terra di Contrada Quadia ed esattamente nella tenuta del dottore Indovina. Questo pomeriggio, questo sabato del 30 agosto del 2014, la famiglia Indovina l'ha riservata, ecco, alla festa di Santa Fara, che tradizionalmente si svolge tra la fine d'agosto e i primi di settembre. Un pomeriggio con un leggero venticello in Contrada Quadia, dove si celebrerà la messa in onore di Santa Fara, la protettrice del raccolto. La gente lentamente si avvia verso la chiesetta che è sistemata all'interno della tenuta e lì appunto si radunerà il vicinato di Contrada. E intanto la piccola campana della chiesetta chiama a raccolta il vicinato per la messa, per assistere, partecipare alla messa. Tutto è pronto per la messa e fra qualche istante padre Carrubba darà l'inizio. Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo, e lodiamo Trinità per l'immensa tua bontà, e lodiamo Trinità per l'immensa tua bontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, iniziamo la celebrazione eucaristica, il rendimento di grazie a Dio Padre. Come potete osservare dalle immagini, anche la confraternita, una rappresentanza della confraternita del Santissimo Sacramento di San Giovanni, è presente al rito religioso. Dalla corrente del monachesimo irlandese inizia insieme ad altri santi a cristianizzare l'Europa, a portare il Vangelo in quel mondo pagano del tempo. Una santa che è del VI secolo, che ancora oggi ha da dirci e darci qualcosa, anche se assai remota la sua storia, la sua vita, però oggi si può contestualizzare in mezzo a noi, attorno a noi, perché viviamo in un nuovo paganesimo, una società scristianizzata, e l'esempio di Santa Fara deve portarci ad additare, come è in questa bella iconografia che ci viene presentata bronzea qui, ad additare il Vangelo, la parola di vita, Cristo Gesù, sempre antico e sempre nuovo. Ancora ringraziare la famiglia Indovina per questo momento, ecco, di aggregazione spirituale attraverso Santa Fara. Il Signore vi colmi di ogni benedizione attraverso l'intercessione di questa santa monaca. Adesso riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, per intercessione di Santa Fara, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Mentre trascorre la vita,
terminata la celebrazione della Santa Messa e ora il Fercolo, il piccolo Fercolo di Santa Fara, la protettrice del raccolto, e così si dirigerà verso l'abitazione, verso un grande spiazzo vicino all'abitazione delle famiglie del dottore Indoro. Una processione in discesa, breve e comunque partecipata da tutti i presenti del Comicinato e anche fuori del Comicinato, mentre la campagna continua a suonare. Del Santissimo Sacramento di San Giovanni, Zenoba partecipa alla processione in viva con i suoi compagni. Viva Santa Fara! Viva Santa Fara! Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Festa e processione campestre qui all'Acqua Dia a sorreggere il piccolo Fercolo, uomini e donne e persone del vicinato al suo seguito. La processione è animata dal padre Ignazio con canti e preghiere lungo questo lembo di terra della contrada Guadia. Ave Maria, gioia mia, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Festa di Ave Santa Maria, piena Fara, di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Di sabato 30 agosto 2014. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Processione, dicevamo, tutta all'interno della tenuta della famiglia Indovino, qui all'Acqua Dia. Accompagna la processione, oltre ai canti, le preghiere, anche la famigliata, ecco, degli amici di Camerata. Siamo di Sutera. Sutera, gruppo folcloristico di Sutera. Ecco, del vicinato, di tutto il vicinato che ha accompagnato la piccola statua di Santa Fara qui nell'abitazione di campagna di qua.
compagnia del professore Indovino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Folcloristico i Rabatisi di Sutena, perché questo pomeriggio alla Codia è festa di Santa Maria ed è anche un momento di aggregazione sociale. Sagra campestre con la distribuzione delle fave cotte. E come si capisce subito già dall'inizio, quello del gruppo folcloristico i Rabatisi di Sutena appunto hanno un vasto repertorio di musica folk popolare. Pentola con le fave cotte.
Ecco, quanti chili di fave? Quante chili di fave? 55 chili. Quante chili di fave? Quante persone possono mangiare? 350. Queste persone, perché ho 17 anni e ho servito questa famiglia. 2009 è un... Però ogni anno si festeggia questa vecchia. La tradizione della signora indovina, buon anno e buona notte, perché era una persona squisita e meravigliosa. Sempre ci teneva su questa festa. Cosa posso dire? Saluto a tutti e buon Santa Fara a tutti. La pentola con le fave qui in terra dell'Acquadia, terra di Quadia. Fave per tutti i presenti, accompagnati da un buon bicchiere di vino. Ecco. Si è pronti per la distribuzione. Ha scambiato pentola? Sì, credevo fosse un cestino. Ah, l'aveva scambiato per un cestino. E ci sono le fave? La signora l'aveva scambiato per un cestino. Fame cotte con il blu gruppo folkloristico di Stera. Fave per tutti qui in terra di Quadia, festa di Santa Fara, allegria per tutto il convicinato radunato appunto in terra di Quadia. Quanta chilogrammi di fave cotte per tutti in questo pomeriggio di quasi fino agosto. E ancora musica con l'auspicio di tanta serenità e tanta, tanta buona salute. Come sono queste fave? Come sono? Buone. Buone sono. Buone. Di sale come sono? Buone, a testare un po'. Lei ha mangiato le fave? Eh? Mi pare che c'è un ciotolino da riempito, no? E mentre la tarantella riecheggia nell'aria, la gente prende il suo ciotolino
fave per la degustazione. Dunque a suon di musica, a suon di tarantella, ma anche con le fave cotte, accompagnate da un buon bicchiere di vino, qui alla Quadia, dal dottore Intonino. Salvatore, come sono queste fave? Buonissime! 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 Vai per il secondo? Sì, non mi credevi, non vado bene. Sono troppo buone queste fave! Pomeriggio arriva in ritardo, ma arriva al momento dell'accoglienza. Fame, trova fame, è un'ultima la festa di Santa Fame. Comandiamo, andiamo con me. Un gruppo affiatato, quello dei rabbattisti di Sutera, con il loro folk, con la musica folk, in questo pomeriggio del 30 agosto 2014. Musica che piace a grandi e a piccini. Per chi sono queste? Queste signore qua. Queste sono amici miei. Guarda, c'è una foto qua.
Questa è domani a Montecitorio, sì. Donne? Montecitorio. Non vada bene. Stiamo abbiando. Ma senti, altro le fave? Sì, sono buone. Buone? Sì, buone, sì. E il vino? Il vino va ancora. Non ancora. Adesso ce l'ho. Ci sta andando. Sì, sì. Ok. Sì. Una pausa per il gruppo folcloristico. Pausa e ristoro. Con le fave cotte. La musica si fa sempre più incalzante qui all'Acqua di Lì. Nell'occasione della festa di Santa Fara all'Acqua di Lì di Russo Medio. Mangiato le fave? Certo l'ho mangiato. Quante ciotoline ne ha mangiate? Due. Due? E due mia moglie. E accompagnate da un buon bicchiere di vino? Sì. Ottimo. Scusi, lei è a dieta? A dieta no, però oggi è eccezione. Favette cotte? Le prendo queste cose, non si può dire no. Questo pomeriggio di agosto alla Quadia.
per la cottura delle fave quanto tempo ha impiegato? Cinque ore. Mi può descrivere questa cottura, il lavoro preparatorio per fare gustare le fave qui ai convenuti? Lavarle, metterle a bagno 24 ore prima della cottura, 24 ore prima della cottura, metterle a bagno nell'acqua, lavarle per bene e poi metterle alla cottura. Quanti chilogrammi di fave avete predisposto? Queste qua 30 kg. 30 kg, sono fave locali, produzione locale? Fave selezionate. Ecco, non sono fave locali. Ecco, evidentemente una buona qualità. Sì, una buona qualità selezionata. Ecco, quindi 5 ore di cottura per servire. 24 ore per 24 ore prima lavarle. Lavarle e metterle a bagno. Metterle a bagno. E quindi oggi quando avete iniziato? A che ora? A che ora? A che ora avete iniziato? A mezzogiorno. A mezzogiorno. Alle 5 erano già in cottura. Ok, grazie. Thank you.
festa di Santa Fara qui all'Acquadia. Voi avete parenti all'estero? Non c'ho mio figlio. Ecco, dove sono? Sono a Sorrento, vai Fred. E vuole mandare un saluto? Saluto un bacetto a tutto il mondo. In famiglia pure. Noi siamo di Reggio Emilia. Voi siete di Reggio Emilia. Apparenti a Reggio Emilia? Come apparenti? Li ho Modena i parenti. Ecco, vuole mandare un saluto? Un saluto lo mando a tutti. Come si fa? Chiedo scusa, come si fa? Ecco, qui. Ecco, mandi un saluto, già lei è in video, mando un saluto ai miei fratelli che abitano a Fiorano, a Modenese e a Modena. E glielo dica che è stato oggi qui alla festa di Santa Fara. Sono stato alla festa di Santa Fara ed è riuscita benissimo. Una festicciola di campagna allegra? Sì. E cosa ha mangiato, glielo dica? Ho mangiato le fave. Fave cotte? E ci ha bevuto sopra? Ci ha bevuto del nero d'avola. Del nero d'avola. Cosa può dire di questa festa? Guardi, lo dico stasera alla signora, che organizzare una festa e poi che sia riuscito così, c'è proprio, è una soddisfazione enorme. E lei si è in famiglia. Lei si è trovata proprio con gli amici. Ha fatto una bellissima festa. Brava veramente. La signora che ha organizzato questa festa. Brava. E allora un complimenti va alla famiglia. Alla famiglia Indovina. Alla famiglia Indovina, ai figliuoli, a tutti quanti. E ai suoi collaboratori. Perfetto, a tutte in famiglia. Alla famiglia Picone, da Surre. Ciao, la mamma e papà. Ciao, ciao. Tarantelle, valzer e ora mazurche dal gruppo folcloristico I Rabatisi di Sutera. Del ballo, il ballo a conclusione di questo pomeriggio insieme in occasione della festa di Santa Fara qui all'Acquadia. Thank you.
italiano. Ballato, ora ci beve sopra? Ci bevo sopra, per schiacciare un pochettino anche la malinconia. Bella manifestazione, è la prima volta che vengo in questa bella manifestazione. In 16 anni che abito a Mussomelo è la prima volta. Ok, festa Santa Fara a Mussomelo. Ecco, ci può dire qualcosa brevemente la storia di questa Santa Fara? La tradizione che si rinnova nel segno di Santa Fara e nel segno della nostra famiglia, una tradizione che va avanti dai tempi di mio nonno, del quale diciamo porto il nome e mi onoro di questa pregio importante, e continua con mia nonna, con i miei genitori e continuerà sicuramente con noi figli e con i nostri figli, perché ci siamo ormai portati alla nuova generazione. E questa festa continuerà sempre a far parte della nostra famiglia, uniti nel nome del Signore e di Santa Fara. Santa Fara è la protettrice del raccolto e quindi noi auguriamo a questa contrada, a tutto Mussomelo, la possibilità di avere sempre un raccolto più rigoglioso e tanto benessere, tanta salute e tanta felicità. E allora viva Santa Fara! Viva Santa Fara! Viva Santa Fara! La testimonianza che avete ascoltato era quella dei figli del dottore Indovino. E ora il gruppo folcloristico dei Rabatisi di Sutera si avviano alla conclusione con un brano popolare. L'appuntamento è per l'anno prossimo. Addio piacente. Castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.